Ragazzi, udite, udite, ieri su Repubblica esce un'intervista a Landini che spara palle incatenate contro la Meloni e dice che la Meloni dovrebbe occuparsi di salari bassi, crisi aziendali e precarietà. Scusate, ma la domanda che ci poniamo un po' tutti, ma non sono i sindacati che si devono occupare di tutto questo? Cioè, caro Landini, chi è che se ne occupa tutto questo? Cioè, tu che dicevi ai lavoratori, o vi vaccinate o non lavorate, ma sei te che te devi occupare di sta roba qua? Landini dice che l'Italia senza industria non lavora, ma io mi domando, dov'era Landini quando la Fiat praticamente apriva in tutte le parti del mondo e mantenendo però il marchio Made in Italy? Dov'era Landini quando la TIM, ragazzi, vi ricordate questa cosa, veniva ceduta ai francesi? Ed ora è una delle più grosse aziende di telefonia del mondo, presente anche in Brasile. La struttura azionaria, questa va, devo dire, al marzo 2022 risultava così composta. Vivendi, che è la società francese, detiene il 23,75% delle azioni di TIM. Poi, vabbè, Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. il 9,81%, Gruppo Telecom lo 0,76%, investitori istituzionali esteri il 44,27%, investitori istituzionali italiani il 3,44%, altri azionisti il 17,97%. Ma ve lo dico io dove era Landini, era a cantare l'inno dell'Unione Sovietica pensando all'internazionale. No ragazzi, da scherzi a parte, ma tornando alla cruda realtà, l'anno scorso Landini siglava 22 contratti nazionali sotto i 9 euro l'ora ed ora ci viene a parlare di salario minimo ed accusa la Meloni di non pensare a questa roba. Lui che doveva essere il primo a pensare proprio a questo, cioè i salari sopra almeno i 5 euro. Ma il bello è che praticamente così lui aizza i lavoratori contro la Meloni, quando in realtà è lui che deve fare qualcosa, ragazzi, è lui. Ma si accorda invece con le aziende per contratti anche a 5 euro l'ora. La domanda quindi nasce spontanea, ragazzi. A che cosa servono i sindacati? Per 20 anni non si è sentito e ora che c'è un governo di centrodestra lui parla di statalismo, di imprese pubbliche, ma ogni impresa pubblica in Italia ha letteralmente fallito proprio perché i sindacati non facevano gli interessi dei lavoratori, ragazzi. Poi ancora questo statalismo, ma chi lo spiega a Landini che il comunismo non c'è più, che l'Unione Sovietica si è sciolta? Buon pomeriggio e buon Natale. Un Natale che certamente ricorderemo anche perché proprio oggi Mikhail Gorbaciov lascia la carica di presidente dell'ex Unione Sovietica. È l'addio definitivo del presidente di un impero ormai frantumato che sta faticosamente cercando una strada e una collocazione all'interno della comunità internazionale. Ragazzi, chi lo dice a Landini che il 25 dicembre del 1991 la bandiera rossa scendeva per sempre dal pennacchio del Cremlino? Ai 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 Landini, ai 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 ai, guardate come scende. Ancora non lo sa Landini, ragazzi, eh? Forse, caro Landini, è meglio che pensi agli interessi dei lavoratori, che di certo non sono quei contratti che hai firmato a 5 euro l'ora. Cioè, ragazzi, i lavoratori dovrebbero scioperare contro Landini, cioè un sindacato che si mette d'accordo con le aziende per dare dei contratti a 5 euro l'ora. Voi ditemi che sindacato è, che interessi dei lavoratori fa. Ora arriva il bello, ragazzi, ascoltate, sentite Landini cosa dice. Se nel primo trimestre i redditi reali in Italia sono aumentati rispetto a Francia e Germania, lo dobbiamo al rinnovo dei contratti nazionali. E aggiunge, se c'è qualcuno che ha fatto qualcosa, quelli siamo noi. Cioè, vi rendete conto? Cioè, cosa dice Landini? In 30 anni in Italia gli stipendi sono rimasti fermi, mentre in Francia e in Germania crescevano del 30%, da noi scendevano. E io mi chiedo,
Ma dove stava Landini quel periodo? Ma dov'era Landini quando i suoi amici tassavano pure gli straordinari dei lavoratori e le indennità di trasferta? Ve lo dico io dov'era Landini, era ad applaudire Renzi che dava gli 80 euro in busta paga, mentre invece i salari scendevano sempre di più e milioni di giovani se ne andavano. Ve la ricordate la fuga dei cervelli? Quindi ragazzi, io a sentì Landini, qui in Italia gli unici che lavorano e fanno gli interessi del popolo e dei lavoratori sono i sindacati. Peccato che fino a oggi, 16 agosto 2024, penso che la totalità degli italiani non se ne sia assolutamente accorta. Rimarrete nella storia per essere quel sindacato che diceva ai lavoratori: o vi vaccinate o non lavorate. Rimarrete nella storia come il sindacato che invece di fare gli interessi dei lavoratori continua a fare una propaganda pseudo-comunista, perché ormai il comunismo non esiste più, Landini, mettetelo in testa. Rimarrete per sempre quel sindacato che si schiera a sinistra e quando viene attaccato parte col mantra di sinistra che tutti quanti sono fascisti. È assurdo pensare che un sindacato usi queste strategie che spettano ai partiti, che in teoria fanno schifo pure per i partiti, però in teoria spetterebbero a loro. Un sindacato dovrebbe essere apolitico e invece così non è. È questo il brutto dell'Italia, ragazzi. E si torna sempre al solito discorso che se non la si pensa come un comunista diventi automaticamente un fascista. Non la pensi come un comunista.